Iscriviti al canale e attiva la campanella in modo da contribuire al suo sviluppo. Grazie. Ciao a tutti ragazzi, buongiorno. Oggi sono qua in compagnia del mio fedele amico, il mio scooter. Oggi andremo a visitare una vecchia villa abbandonata e andremo soltanto io e voi. Oggi sarete gli unici che mi farete compagnia perché oggi sono da solo, quindi esplorazione in solitaria. È una villa molto antica, una villa del 1700 ed è abbandonata ormai da veramente un sacco di anni. Girano un sacco di leggende attorno a questa villa, una delle quali che nelle notti d'inverno, nelle notti di plenilunio, quando cala la nebbia, la villa scompaia per apparire soltanto il mattino seguente. In più è stata pure parte di un set di un vecchio film horror di Dario Argento. Quindi adesso mettiamo il casco e si parte. Ok amici, siamo arrivati. Questa è la strada che dovrebbe portare alla villa. È grande, peccato che ormai è ridotta davvero male, mezza distrutta. Che cazzo è sta roba? Un buco nel muro. Oddio! Questo è tipo, dovrebbe essere una cisterna, sembra una vecchia cisterna d'acqua. Poi ragazzi, oggi fa un caldo veramente devastante. Ok, vediamo se riesco ad avvicinarmi. Non si riesce quasi a camminare. Qua si intravedono, penso, le cantine. Che cazzo è stato? Ragazzi, oggi sono da solo, c'ho un po' di caghetta, non ve lo nascondo. C'è più che delle persone, forse più paura di qualche animale selvatico. Comunque ragazzi, sto facendo praticamente il giro di tutta la casa. L'unico ingresso aperto è questo qua. Hanno un odore terribile di bruciato. Qua ho portato via il pavimento. Ragazzi, buio pesto. Cioè, entrando da fuori, qui c'è il sole, non si vede veramente un cazzo. Tra l'altro sta villa in passato è stata anche teatro di messe nere e riti satanici ed è famosa anche per questo. Sono queste sedie che sembrano delle sedie da cinema. Le vecchie sedie che c'erano al cinema o al teatro.
Questa faceva tutta parte della villa una volta, infatti c'è quel piccolo ponte che porta qua. Sul tetto si vede che una volta c'erano degli affreschi. Ecco, questo è il balconcino che avevamo dalla finestra, prima eravamo là. Immaginatevi qua per un attimo tutto in ordine, quanto doveva essere bello. Mamma mia, qua tutto il corrimano è crollato giù. Questo pure questo, probabilmente l'hanno buttato giù. Devo vedere ancora un pezzo di qua. Oh, andiamo nella parte sotto di nuovo, scendiamo da qua. Cosa mi rappresenta sta camera piccolissima, col tetto basso, tondo. Oh. Non si capisce perché uso fosse destinata. Proprio bassissima, sarà poco più alta di me. Questo, mio, qua è tutto crollato. Quello deve essere uno degli ingressi che hanno murato. Qua siamo al punto di partenza, dove eravamo prima. Ora andiamo a vedere questa parte qua. Oddio ragazzi, qua. Che miseria, qua sono le cantine. I sotterranei. Non so mica se andare giù. Devo essere sincero, un po' di caghetta. E buio pesto. Qua. Ragazzi, cosa non faccio per voi? Ditemi cosa non faccio per voi. Guardate dove cazzo sono. Nei sotterranei di sta villa da solo. Come un cane. Cazzo, se non mettete un sacco di like non vengo più, cavolo. Che cazzo, è un cancello in ferro. Guardate che brutto sto cancello in ferro, fa paura. C'è un pozzo, ragazzi. Che ansia.
Probabilmente ci teneva il vino, forse. Boh. Vado a un altro pozzo. Questo è pieno d'acqua. Questa roba è fatta a forma di cupola. C'è tutta questa sorta di mensola che gira attorno. Vabbè, torniamo indietro, ragazzi, mi sto... L'unica cosa di positivo è che c'è fresco. Quello sì. Col caldo che fa fuori, ti dà un po' di sollievo. Abbiamo guardato tutto, andiamo su. Oddio. Oh, la parte che fa più paura, ma questa è una chiesa. Sì. Completamente murata. Vabbè, con rispetto ce ne andiamo, ci allontaniamo da qua. Queste scalette portano praticamente nella parte alta della chiesetta. Probabilmente qua c'era qualcosa, una ringhiera, a capire qual era l'utilità. Direi che abbiamo visto praticamente tutto. Possiamo andare verso l'uscita. Allora, amici miei, anche per oggi l'esplorazione finisce qua. Sono stanco, sudato e spero vi sia piaciuta, spero che abbiate apprezzato che sono andato qua dentro al buio da solo soltanto per voi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se voi sareste venuti qua da soli a fare questa esplorazione. Quindi che dire, a presto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!